salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere ad uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su via della povertà, Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura. Ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via e di non riprovarci più. È l'unico suono che rimane quando l'ambulanza se ne va. È Cenerentola che spazza la strada in via della povertà. Mentre l'alba sta uccidendo la luna e le stelle si son quasi nascoste, la signora che legge la fortuna se n'è andata in compagnia dell'oste, ad eccezione di Abele e di Caino. Tutti quanti sono andati a far l'amore aspettando che venga la pioggia ad annacquare la gioia ed il dolore. E il buon samaritano sta affilando la sua pietà. Se ne andrà al carnevale stasera in via della povertà. I tre re magi sono disperati, Gesù bambino è diventato vecchio e Mr. Hyde piange sconcertato vedendo Jekyll che ride nello specchio. Ophelia è dietro la finestra, mai nessuno le ha detto che è bella. Ha soli 22 anni, è già una vecchia zitella. La sua morte sarà molto romantica, trasformandosi in oro se ne andrà. Per adesso cammina avanti e indietro in via della povertà. Einstein, travestito da ubriacone, ha nascosto i suoi appunti in un baule. È passato di qui un'ora fa, diretto verso l'ultima Thule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui, ma poi ha cominciato a fumare e a recitare l'ABC. E da vederlo tu non lo diresti mai, ma era famoso qualche tempo fa per suonare il violino elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa, c'è qualcuno che comincia ad aver sete. Il fantasma dell'opera si è vestito in abiti da prete, sta ingozzando a viva forza Casanova per punirlo della sua sensualità. Lo ucciderà parlandogli d'amore dopo averlo avvelenato di pietà.
E mentre il fantasma grida, tre ragazze si son spogliate già. Casanova sta per essere violentato in via della povertà. E bravo Nettuno Mattacchione, il Titanic sta affondando nell'aurora. Nelle scialuppe i posti letto sono tutti occupati e il capitano grida, ce ne stanno ancora. Ed Ezra Pound e Thomas Elliot fanno a pugni nella torre di comando. I suonatori di Calypso ridono di loro mentre il cielo si sta allontanando. E affacciati alle loro finestre nel mare tutti pescano mimose lilla. E nessuno deve più preoccuparsi di via della povertà. A mezzanotte in punto i poliziotti fanno il loro solito lavoro. Mettono le manette intorno ai polsi a quelli che ne sanno più di loro. I prigionieri vengono trascinati su un calvario improvvisato lì vicino. Il caporale Adolfo li ha avvisati che passeranno tutti dal camino. E il vento ride forte e nessuno riuscirà a ingannare il suo destino in via della povertà. La lettera l'ho avuta proprio ieri, mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando è gente come tutti noi, non mi sembra che siano mostri, non mi sembra siano eroi. E non mandarmi ancora tue notizie, nessuno ti risponderà. Se insisti a spedirmi le tue lettere, da via